Cos'è che ha funzionato ed ha funzionato secondo lei? Perché per anni se ne è parlato e non funzionava. Alla fine mi sembra che la violenza negli stadi, tocchiamo ferro, sia più contenuta, anzi sia forse più fuori che dentro gli stadi o le manifestazioni calcistiche. Cos'è che ha funzionato di più? Maggiore controllo della tifoseria, telecamere, il fatto che ci Ha siano funzionato tutto il sistema messo in atto, controllo. il fatto La legge Pisani. delle società che hanno collaborato con le forze di polizia, la polizia, i ministri, e oggi Maroni in testa, noi lo ringraziamo, il prefetto, il capo della polizia Manganello, ma Manganelli. tutte le forze di polizia. Ovviamente le società hanno pagato un alto prezzo perché a tanti tifosi è vietato la trasferta, però erano momenti particolari in cui servivano questi provvedimenti e noi li abbiamo sempre Adesso servono ancora? condivisi. Ma se Maroni le ritiene, Li tiene siccome lui? cioè nel nostro mondo si Sì. vuole parlare sempre per le responsabilità altrui, se un ministro dell'interno che ha la testa sulle spalle ritiene Certo. che certe misure devono essere prese, vuol dire che lui ha gli elementi, noi non li abbiamo, per cui a noi può dispiacere, ma dobbiamo rispettarli perché è lui che ha la sicurezza insieme al prefetto, al capo della polizia Manganelli. Un pallavolista Mastrangelo ha dichiarato in un'intervista: noi non siamo mondani come i calciatori, siamo meno nell'occhio del ciclone, facciamo una vita più spartana, più calvinista, se vogliamo usare un termine. Come vede lei, non è di stretta competenza del CONI, quindi a titolo personale questa cosa qui, il fatto che è inevitabile che siano divi anche dello spettacolo i calciatori, perché entrano gli sportivi, perché poi adesso vediamo che anche gli sport meno popolari, cioè, sono diventati dei personaggi, anche grazie a voi, devo dire, perché li avete sostenuti, mandati in La onda, Pellegrini. eccetera. Però non c'è un pericolo che questi ragazzi, ripeto, glielo chiedo a titolo personale, un parere suo, questa contaminazione col mondo dello spettacolo, il binomio con le Ma nessuno ha la testa sulle spalle, non c'è questo pericolo. Si tratta del background che hanno, della famiglia, come li ha educati, per cui tutti dicono del calcio, però tutti invidiano il calcio. Non Tutti c'è vorrebbero dubbio. stare al posto di quel divo del calcio. Per cui questo pericolo non c'è, se uno è intelligente, c'ha la testa sulle spalle. Poi il potere, tutto il potere, la luce, sono momenti di passaggio. Tanto più stai in alto quanto il botto è alto. Cioè, questo cosa vuol dire? Poi E poi finisce. finisce, per cui conviene gestire bene e con la testa sulle spalle, i piedi per terra, il momento di popolarità, perché passa per Ma tutti. questo passa anche per Passa tutti pure noi, per anche me, per voi, per per tutti. lei. E certo che passa Quindi pure lei per non me. durerà in eterno. No, il Signore ha deciso così, che l'essere umano dopo una certa cosa ci lasci questa terra, per cui è chiaro che non dureremo in eterno. Senta, lo sport porta consenso e porta voti, d'accordo? È popolare, certo, lo sport rende molto popolare, porta consensi Glielo dice uno di sinistra, la e porta sinistra ha anche, sempre snobbato questo. probabilmente porta anche voti, è chiaro che porta anche voti perché sono personaggi popolari. Devo dire che non sono stati molto fortunati però gli sportivi che si sono candidati nella No, storia. non intendevo Sì, ho quello. capito. Infatti lo so che lei ha capito benissimo dove volevo andare a parare. Non voglio dire una cosa, cioè voglio dire l'intuizione del Milan è stata un'intuizione geniale ed ha portato consenso. Però uno come Kaká, se c'è o non c'è, può spostare voti. Non credo. Non credo. Non credo, io devo Dalla sua dire che esperienza. prima Berlusconi, poi Galliani hanno fatto bene a cedere a quelle cifre Kakà. Il Milan ha fatto bene e l'Inter ha fatto bene a quelle cifre a cedere Ibrahimovic. Le nostre società hanno la testa sulle spalle, stanno sanando i bilanci. Oggi anche il fatto di mettere soldi per ripatrimonializzare la società sono soldi inferiori a quelli che si mettevano anni fa. Quindi io devo dire che condivido meglio un campione in meno e un bilancio più L'ha detto, sano sì. che avere tutti i campioni. Guardate la classifica del Real Madrid oggi. Se voi prendete le mie dichiarazioni fatte quando c'era stata fatta questa cessione, dicevo, non è scontato, più campioni più risultati. Guardate il Real Madrid ha perso con una squadra di media levatura 4-0 nell'ultima partita di campionato. Questa è la dimostrazione che non servono sempre i grandi campioni. Serve un bravo allenatore, un discreto allenatore, dei buoni giocatori, servono gli italiani e certamente qualche campione richiama l'attenzione, ma bene ha fatto il Milan e l'Inter a cedere i campioni, a quelle cifre. Farà mai politica lei? Mai dire Mai mai dire nella mai. vita, mai dire mai nella Lei è vita. corteggiato sia dalla destra che dal centro che dalla sinistra. Ha amici ovunque perché lei ha buoni rapporti, è una persona che si sa muovere bene, che fa il suo lavoro, secondo me bene, se no non starebbe lì dov'è. Ha buoni rapporti con tutti alla fine, come fa?
Perché poi non voglio dire della Sora Camilla, a Roma si dice la cosa della Sora Camilla, ma non è in ciuccione, io sono sempre stato un romanista, cioè io nasco, io nasco negli oratori. E sono sempre stato un uomo, dice, sì, sono cattolico, osservante e peccatore come tutti gli esseri umani, però sono uno che non si vergogna di farsi il segno di croce, non si vergogna di fare una visita in chiesa ogni giorno, non si vergogna quando all'estero di andare a messa. E per la religione aiuta. Aiuta, sapendo che in ogni caso abbiamo dei momenti di pena tutti quanti, però aiuta. E il fatto stesso, fatto la regione per dire, quindi io sono nato negli oratori, nei comitati civici, sono sempre stato al centro, e è ovvio che quando dice al centro è più comodo fare un saltello a destra, un saltello a sinistra quando sei al centro, però devo dire che le mie idee le conoscono tutti, non sono uno sfegatato, le mie idee politiche non le porto avanti nel voto, moderato. Diffido dei qualunquisti, io. Di quelli che dicono la politica è una cosa, no, la politica è importante perché tutti devono avere idee politiche, guai se non avessero idee politiche, non dico per chi voto, ma uno potrebbe pure capirlo perché non serve dirlo, perché come si dice il voto è segreto, però per il voto alle primarie? No, non ho votato alle primarie, questo lo posso dire. Questo anche a me. E questa è anche una risposta, non ho votato alle primarie, però devo dire che ho rapporti buoni. Sì, lo so, molto stimato. Beh, il fatto stesso che quando sono diventato presidente del CONI, D'Alema, Amato, Berlusconi, Prodi, Berlusconi. Però se Berlusconi la chiama e dice, dottor Petrucci, mi gestisca il Ministero dello Sport, mai dire mai. No, adesso sto nel CONI. Adesso sto al CONI, il ministro dello sport è ben gestito da Rocco Crimi, per cui Berlusconi non esiste mai. Il ministro dello sport? Esiste o no? Non me ne sono mai accorto. Sottosegretario principale. Okay. Scusi, non volevo essere offensivo, ma non me ne ero mai accorto. Per andare a chiudere questa intervista, mi sembra di capire dalle sue parole che Venezia è una candidatura importante, ma Roma è più allenata, possiamo dirlo. Io dico che Roma è Roma, il fascino di Roma, Venezia è Venezia, Roma gode della preparazione che avevano fatto l'altra volta per la candidatura che ha perso di, però noi dobbiamo essere imparziali, Roma e Venezia. Cioè, anche perché sono due perle della nostra immagine internazionale. Lei va molto all'estero, come è vista l'Italia? Dica la verità, male. No, non è vista male, non mi risulta che sia visto male, perché io devo dire che quello che fa, se è visto male il nostro premier, è visto male il nostro sport. Siccome il premier, io sono votato dai presidenti federali, il decreto è firmato dal Consiglio dei Ministri.